La profonda sensibilità dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, una borsa di studio in memoria di Giulia Cecchettin, iniziativa supportata dall'Associazione Mama e dalla generosità del corpo docente. L'evento, di rilevante significato accademico e comunitario, è stato promosso e organizzato dai professori Arcangelo Merla e Alessandro Fraleoni Morgera, presidenti dei corsi di studio triennale e magistrale in ingegneria biomedica della D'Annunzio. Un momento di commemorazione, ricordo appunto di Giulia Cecchettin, ma anche di profonda riflessione. Riflessione che è arrivata anche, come dire, motivata dal territorio, grazie all'intervento, al contributo, all'iniziativa dell'Associazione per il Sociale Mama e della Confimi, che si è resa protagonista appunto di una proposta per una borsa di studio per studentesse di ingegneria biomedica del nostro Ateneo. Nel corso dell'evento la proiezione del cortometraggio La Preda, un'opera che si distingue nel panorama cinematografico per la capacità di trattare tematiche difficili con sensibilità e originalità. È stato presentato dal regista Pierluigi Di Lallo e dall'attrice e presidente dell'Associazione Mama, Alessandra Relmi. Purtroppo non a caso il giorno in cui è stato presentato alla stampa, il 16 di novembre, è lo stesso giorno in cui si sarebbe dovuta laureare Giulia, proprio l'ingegneria biomedica. Da qui nasce la volontà di provare a fare una raccolta fondi attraverso l'associazione, attraverso l'associazione di categoria degli imprenditori, che è Confimi Industria Abruzzo, di cui ho il piacere e l'onore di essere direttrice, di istituire appunto, e poi abbiamo subito contattato l'università che ha risposto in maniera entusiasta e di questo noi siamo estremamente grati, per istituire questa borsa di studio. Molto felici che possa essere un volano per continuare a parlare della vicenda, perché lo abbiamo presentato a novembre, che è il mese della violenza sulle donne, ma vogliamo continuare a portarlo nelle università, nelle scuole e nelle aziende durante tutto l'anno, perché bisogna ricordarsi che la violenza sulle donne non bisogna ricordarla solo il 25 novembre, ma tutti i giorni, e questa ne è la dimostrazione.